Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa essere sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 2, capitolo 78, 30 settembre 1899. Prima ho passato più di un'ora d'inferno. La sfuggita ho fatto per guardare l'immagine del bambino Gesù ed un pensiero, come fulmine, ha detto al bambino: come sei brutto. Ho cercato di non curarlo né turbarmi per fare di evitare qualche gioco col demonio, eppure tu, con tutto ciò quel fulmine diabolico mi è penetrato nel cuore e mi sentivo che il mio povero cuore odiava Gesù. Ah sì, mi sentivo nell'inferno a fare compagnia ai dannati. Sentivo l'amore cambiato in odio. Oddio, che pena non poterti amare. Dicevo: Signore, è vero che non sono degna di amarti, ma almeno accetta questa pena che vorrei amarti e non posso. Così, dopo aver passato nell'inferno più di un'ora, pare che ne sono uscite, grazie a Dio. Ma chi può dire quanto il mio povero cuore è stato afflitto, debole, per la guerra sostenuta tra l'odio e l'amore? Sentivo tale prostrazione di forze che mi pareva che non avessi più vita. Onde sono stata sorpresa dal solito mio stato, ma oh, quanto decaduta di peso! Il mio cuore e tutte le interiori potenze che con ansia inenarrabile desiderano e vanno in cerca del loro sommo ed unico bene, ed allora si fermano quando l'hanno già trovato e con sommo loro contento se lo godono, questa volta non arrivano di muoversi. Se ne stavano tanto annichilite, confuse, inabissate nel proprio nulla che non si facevano sentire. Oh
Oddio, che mazzata crudele ho dovuto subire il mio povero cuore. Con tutto ciò il mio sempre benigno Gesù è venuto e la sua visita consolatrice mi ha fatto dimenticare subito di essere stata nell'inferno, tanto che neppure ho chiesto perdono a Gesù. Le interiori potenze, umiliate, stanche come stavano, pareva che si riposavano in lui. Tutto era silenzio. D'ambo le parti non c'era altro che qualche sguardo amoroso e ci ferivamo i cuori a vicenda. Dopo essere stata qualche tempo in questo profondo silenzio, Gesù mi ha detto: figlia mia, ho fame, dammi qualche cosa. Ed io non ho niente che darvi. Ma nell'atto stesso ho visto un pane e gliel'ho dato e lui pareva che con tutto gusto se lo mangiasse. Ora nel mio interno dicevo, è da qualche giorno che non mi dice niente. E Gesù ha risposto al mio pensiero. Delle volte lo sposo si compiace di trattare con la sua sposa, di affidarle i più intimi segreti. Altre volte poi si diletta con più gusto di riposarsi e contemplarsi a vicenda la loro bellezza, mentre il parlare impedisce di riposarsi, ed il solo pensiero di ciò che deve dire e di qualche cosa che si deve trattare non fa badare e guardare la beltà dello sposo e della sposa. Ma però questo serve che dopo essersi riposati e aver compreso di più la loro bellezza, vengono più ad amarsi e con maggior forza escono in campo per lavorare, trattare e difendere i loro interessi. Così sto facendo con te, non ne sei tu contenta? Dopo ciò un pensiero mi è balenato nella mente dell'ora passata nell'inferno e subito ho detto: Signore, perdonami, quante offese vi ho fatto. E lui: non volerti affliggere né turbare, sono io che conduco l'anima fin nel profondo dell'abisso, per poter poi condurla più spedita nel cielo. Di poi mi ha fatto comprendere che quel pane trovato non era altro che la pazienza con cui avevo sopportato quell'ora di sanguinosa battaglia. Quindi la pazienza, l'umiliazione, l'offerta a Dio di ciò che si soffre in tempo di tentazione è un pane sostanzioso che si dà al nostro Signore e che Lui accetta con molto gusto. Ecco, ho preferito leggere soltanto questo capitolo, non anche un altro, perché non è molto lungo, ma gli argomenti che affronta sono molteplici, sono differenti e quindi danno già materia più che sufficiente, insomma, per meditare un po', senza che dopo si debba, come si dice, mettere troppa carne al fuoco dell'amore della meditazione, insomma. Allora, il brano esordisce e chiude, ecco, con una brutta tentazione e poi con la spiegazione anche di quell'episodio e del gesto simbolico che esprime la soddisfazione di Gesù per come era stato affrontato da lui, nonostante che lei pensasse di essere in qualche modo, ecco, stata coinvolta, diciamo, tra virgolette, colpevole. E poi c'è un bellissimo, ecco, c'è una bellissima sintesi dei modi con cui Gesù, sposo dell'anima, sposo di ogni anima, ecco, non soltanto di coloro che sono unite a lui in mistico matrimonio come Luisa, ma anche di tutti coloro che lo hanno scelto come unico signore della propria vita e che hanno scelto di servirlo, di amarlo, di metterlo al primo posto, non a parole né con la lingua, ecco, direbbe il caro San Giovanni che oggi la liturgia della Chiesa festeggia, ma coi fatti e nella verità. E
E quindi lì c'è una piccola sintesi molto utile di come Gesù tratta con l'anima e quindi anche di come regolarci nei nostri contesti di preghiera. Ecco, quando si entra nel regno della divina volontà, si entra, quando ci si affaccia, diciamo così, nel regno della divina volontà, una delle cose che inevitabilmente succede, inevitabilmente, a mio modestissimo parere, è che o si riscopre lo spirito di preghiera o si scopre la preghiera. Diciamo, come prima non si pregava, certo che prima si pregava, però dentro questo mondo si vive la preghiera con la P maiuscola, cioè la preghiera diventa un dialogo sponsale e personale tra l'anima e Gesù, tra l'anima e Maria. Un qualche cosa che lo si attende, che lo si cerca, che lo si vive nelle dimensioni che poi vedremo, ma che diventa parte integrante, sostanziale. Anche se ci sono dei momenti in cui, come sempre, abbiamo visto, ci può essere qualche piccola lontananza da parte dello sposo, si avverte, lo si vede, insomma, che si è entrati in un altro mondo. E la preghiera o è tornata ad essere o è diventata preghiera. Appunto, rapporto personale, intimo, profondo con Gesù. La preghiera non dà più tedio, non dà più noia, non è più pesante, ecco, non è più un qualche cosa che ci si impone perché la si deve fare, cosa comunque importante quando si è ad altri, diciamo così, stati di vita interiore, perché la preghiera non deve essere lasciata al nostro arbitrio, al nostro mi va o non mi va. Preghiera si deve fare, ecco, però, e si deve fare anche in questo mondo, ecco, nel mondo del divin volere, ecco, però, fermo restando che ci sono comunque degli impegni ben precisi, dei piani di vita ben precisi che poi ognuno fa d'accordo con il proprio direttore spirituale, c'è una differenza abissale rispetto alla preghiera che si fa fuori di questo mondo. Almeno parlo, non so, per esperienze, per più di qualche esperienza, insomma, condivisa e conosciuta. Allora, questa è una delle forme delle tentazioni, cominciamo, brutte da parte del demonio. E qui questo passaggio ci dà l'occasione per distinguere. Cosa che dobbiamo provare a fare, però a volte il Signore, quando appunto permette che siamo fortemente tentati, ci toglie quel senno e quella lucidità per distinguere. Un conto è una tentazione, in modo particolare un pensiero, un conto è un peccato, che sarebbe una tentazione consentita, un pensiero assecondato. Diceva Sant'Alfonso Maria di Liguori, non sono peccati i mali pensieri, ma sono peccati i mali consensi. Noi non siamo in grado di controllare la genesi dei nostri pensieri, cioè che te frulla per la testa, che cosa, anche perché delle volte, questo lo insegna San Tommaso d'Aquino chiaramente, il demonio ha la possibilità di entrare nella nostra immaginazione e di entrare anche alle soglie della nostra mente e provocarlo, crearlo lui un pensiero. Cioè questo pensiero non è un pensiero dell'anima di Luisa, ma è un pensiero della testa malata e perversa del demonio che lui fa percepire in maniera chiara e distinta dentro l'anima della persona. Per cui non si distingue da parte nostra che non è un nostro pensiero, ma sembra il nostro. Ecco perché l'anima rimane turbata. Questo vale per tutte le tentazioni.
Ma questo vale anche per tutte le ispirazioni, cioè quante volte il Signore ci dice qualcosa di buono, un buon pensiero, magari tu pensi che è il tuo, non ci fai troppo caso e invece hai disatteso una santa ispirazione. Allora, per quanto questo possa essere difficile, dobbiamo necessariamente, questo nel mondo del divin volere che è tutto interiore, è un passaggio necessario. Renderci attenti ai nostri pensieri e chiedere ogni volta che si faccia un pensiero, certo ogni volta, adesso, che capite, no? Come può stare la mattina e la sera con la testa per aria, sta a pensare a tutti quanti i pensieri, d'accordo, però ci vuole questa attenzione interiore, nel senso che quando si affaccia un pensiero bisogna chiedere tu da dove vieni, chi sei e da dove vieni, perché un pensiero può venire da noi stessi. Un pensiero può venire dal diavolo o un pensiero può venire da Dio. Ci sono dei criteri di discernimento. Io tempo fa ci feci delle catechesi sul discernimento degli spiriti. Dovrebbe esserci in giro anche una specie di sintesi, ecco, del testo a cui mi ispirai, che era il testo dello Scaramelli, che è proprio il discernimento, e che fa comprendere, come dire, le caratteristiche in cui discernere questi pensieri. Questo pensiero è oggettivamente, questo è facilissimo discernere, questo è un pensiero oggettivamente brutto. Cioè, un pensiero che dice come sei brutto al bambinello non c'ha bisogno di fare molto discernimento. Questo è un pensiero satanico al 100%, no? Nessun pensiero che venga da Dio potrebbe dire la minima cosa, insomma, di non brutta o di non devota nei confronti di una statua, di un'immagine o di un oggetto sacro, no? Altri sono più complessi. In linea di massima, un pensiero che porta la pace, l'amore e la gioia viene sempre da Dio. Quando c'è turbamento, qualche cosa che raffredda il nostro amore verso Dio, verso il prossimo, o ci rende tristi, quel pensiero non viene da Dio e deve essere respinto. Inoltre, dobbiamo anche ricordare che i pensieri che vengono da Dio fanno crescere nelle virtù reali, soprattutto in alcune. C'è un pensiero che non viene mai al demonio, mai, mai dal demonio, che è quello di obbedire a qualcuno, Dio in particolare, i suoi rappresentanti. Questo è un pensiero che il demonio non è buono a simularlo, d'accordo? Pensieri che facciano crescere nell'umiltà, nella vera umiltà, e pensieri che facciano crescere l'umiltà, l'obbedienza nella virtù della purezza e nella virtù della carità. Carità con la sua duplice ala, quindi l'amore di Dio e l'amore verso il prossimo. Queste sono già cose che fanno, ecco, generalmente poi il Signore suggerisce una certa generosità nella virtù, però anche qui delle volte il demonio si insinua. E anzi, sprona all'indiscrezione, quindi non o allo zelo disordinato. Quindi il discernimento in alcune circostanze si può fare difficile. Bisogna essere formati per cominciare ad imparare e soprattutto bisogna imparare a sottoporre a giudizio altrui i nostri pensieri, aprendo la coscienza, d'accordo? Voi provate a pensare quanto tu non diresti un pensiero al confessore, al padre spirituale, perché tu vedi, questa è proprio una cosa brutta, ecco, proprio perché è una cosa brutta, è la prima cosa che gli devi dire, e tanto più brutta è quanto prima bisogna dirlo, ecco. Perché ricordiamo sempre, come diceva Sant'Ignazio, che il demonio ama agire nell'ombra e nel silenzio, non vuole assolutamente che il suo lavorio dentro l'anima sia reso in qualche modo manifesto. Quando, certo, possiamo anche parlare con il Signore delle tentazioni se la riconosciamo come tale, no? Quindi nell'immediato, perché non è che abbiamo sempre il confessore a portata di mano. Ecco, però è importante utilizzare anche questo strumento di ausilio, no? Ecco, in questo caso, Luisa, ecco, una cosa importante da fare in certi momenti, che Gesù però spiega, è la pazienza.
Non il Padre nostro, diciamo, non ci indurre in tentazione, con frase che adesso sta facendo discutere, si cambia, non si cambia, rimane, non rimane, sempre le solite questioni, ecco, legate all'uso della lingua volgare. Ecco, basterebbe che uno dicesse il Padre nostro in latino, ecco, così ci sarebbe più nessun problema con queste traduzioni che stanno sempre a aggiornarsi, a cambiare, perché la traduzione è sempre... tradurre è sempre un po' tradire, si diceva un tempo, no? Vabbè, comunque, il senso di quell'espressione è che noi chiediamo al Signore che il demonio ce lo tenga lontano, possibilmente, che sarebbe assai meglio, e se dovesse venire, però, che ci dia la grazia di riconoscerlo, di combatterlo e di vincerlo. Ecco, nei suoi imperscrutabili disegni, a volte Dio permette che noi siamo tentati e possiamo essere tentati sotto tutti i punti di vista. Ci sono moltissime buone ragioni per cui il Signore può permettere questo, che non è possibile approfondire nel breve spazio di una meditazione. L'unica cosa che dobbiamo fare è stare calmi, stare tranquilli, perché la presenza del demonio è fastidiosa, molto fastidiosa, è molto turbante, insomma, dolorosa. Resistere al pensiero cattivo e aspettare che passi la tempesta. Purtroppo soffrendo anche le sue conseguenze negative e in differita combatterlo, ripeto, aprendo cuore e coscienza con chi ci può aiutare. Gesù apprezza molto, ecco, il fatto che Luisa, ecco, quel pane sostanziale, sia stata pazientemente dentro quella tentazione. E con tutte quante le umiliazioni poi conseguenti, insomma. La tentazione è anche un modo con cui noi comprendiamo e conosciamo, e questo non è particolare del tutto secondario, la nostra miseria, la nostra debolezza, nel senso che se il Signore ci toglie le mani dalla testa, se il Signore non tiene a bada il demonio, noi non ci mettiamo niente, insomma, a precipitare nel più profondo dell'inferno. Di questo dobbiamo esserne ben convinti, eh? Attenzione, guai a chi non lo fosse. Questo per quanto riguarda la prima parte. Per quanto riguarda la seconda parte, ecco, quindi Gesù viene dopo la tempesta e si guardano. Sguardo amoroso e ci ferivamo i cuori. Attenzione a vicenda, eh? Non è solo Luisa ad essere ferita da Gesù. Qui bisogna pensarci bene, è anche Gesù ad essere ferito da Luisa. Io invito a non cominciare a pensare su queste cose qui, ma a contemplare questa scena. Perché come diceva la grande santa Caterina da Siena nel dialogo della Divina Provvidenza, andiamola a leggere, il creatore vede la sua immagine nella creatura e ne è innamorato. Non è un gioco, non è uno scherzo. È così. È un innamoramento reale. Non è che Gesù finge, fa finta di essere innamorato, così la persona lo ama di più. No, no, è una cosa reale, vera, viva. Provate a immaginare questa scena, no? Gesù e Luisa, l'uno di fronte all'altro, che si guardano come due innamorati e si feriscono i cuori a vicenda, con gli sguardi, senza parlare. La guardiamo un attimo. Ecco. Allora, questo episodio fa subito pensare a un celebre aneddoto, penso che molti lo conoscano, del Santo Curato d'Ars, raccontato da lui, no? Lui nella chiesetta trovava tutti i giorni un povero contadino, otto, ignorante, che stava lì tutti i santi giorni, sostava un tempo davanti al tabernacolo. E lui rimaneva edificato, no? Vedeva tutti i giorni questo, diceva: bello sto contadinotto che sta davanti al tabernacolo. Un giorno incontra e dice: ma che bravo, senti amico mio, ma che bravo che ti vedo che stai tutti i giorni davanti al tabernacolo, vi dite tante cose te, Gesù? Dice: no, no, non ci diciamo niente,
Siccome non ci diciamo niente, che fai lì? Niente. Io lo guardo. Lui mi guarda. Storco spettro di Dio. Ci guardiamo e questo ci basta. Ecco, quel contadinotto, vedete, ha fatto lezioni di alta mistica e di alto, diciamo, spirito di preghiera. Ecco, non so chi. Ci sono dei momenti, ma anche nella preghiera con la P maiuscola, dove le parole cessano. La preghiera diventa, come si dice, contemplativa, non è più verbale, discorsiva. La preghiera diventa appunto contemplativa, diventa intuitiva, cioè si fissano una serie di sguardi sull'amato, sono sguardi che feriscono il cuore, che ti fanno innamorare. È come quando, perché chi è stato innamorato lo sa, si sta in silenzio e si guarda, l'oggetto del nostro amore senza parlare, però in quel momento il cuore batte, aumenta in amore, parlano gli sguardi, parlano i baci, parlano i gesti, parla altro in quei momenti, non è una forma di interscambio verbale, ma è molto più profonda. Cioè, i più grandi gesti di amore che si scambiano due innamorati non sono le parole, è altro, no? E questa è operazione soprannaturale divina. La preghiera con la P maiuscola, uno dei distintivi da cui si riconosce è questo, secondo i maestri di spirito, secondo Santa Teresa, no? Sono le prime forme di appunto preghiera contemplativa, il passaggio, dice lei, dall'orazione mentale, che è appunto quella in cui si discorre, si parla, si ascolta e si parla, no? E si parla anche, si parla molto a proposito, si parla bene, si fanno discorsi belli con il Signore, però si parla. Ecco, c'è un secondo stadio più elevato, tecnicamente si chiama l'orazione di raccoglimento, in cui non si parla, si ama e si è amati. È questo. Quindi, a prescindere, ripeto, questa è un'esperienza soprannaturale di Luisa. Gesù lo vedeva veramente e veramente si stavano guardando come due innamorati, ma questo noi davanti al Santissimo Sacramento, chiunque, ecco, si inoltri nel cammino della preghiera con la P maiuscola lo può e lo deve vivere. È il cosiddetto riposo, no? Il gusto di riposarsi e contemplarsi a vicenda la loro bellezza, mentre il parlare impedisce loro di riposarsi, non fa badare e guardare la beltà dello sposo e della sposa. Quando questa orazione è infusa, si chiama tecnicamente, quindi però questa è già un'esperienza più soprannaturale che ordinaria, orazione appunto di quiete, perché si sta in stato di pace profondissima. Pace profondissima, attenzione che non vuol dire completa inerzia, quindi non vuol dire la pace è qualcosa di profondo, ma il cuore è molto vivo, ecco. L'amore è molto forte, ecco. Come dire, il senso di struggimento, di consolazione e di coinvolgimento interiore è molto molto forte, perché è un'esperienza, come dire, di amore forte nei confronti del Signore. Ecco, anche su questo, per non rischiare di essere spiritualmente illusi, chi vive queste cose, assai opportuno, ecco, sarebbe che se ne confrontasse con chi guida la propria anima, perché dentro il mondo stupendo della preghiera possono insinuarsi, specialmente in alcuni temperamenti psicolabili o sensibili, molte illusioni. D'accordo? È noto questo in letteratura. Uno si pensa che sta a fare chissà quale grande preghiera e sta semplicemente assecondando le proprie fantasie, come dire, a sfondo religioso. Purtroppo anche qui si può insinuare il demonio. È noto in letteratura che
finge false, come dire, false consolazioni, finge, addirittura false estasi, anche false esperienze soprannaturali. Purtroppo non abbiamo la possibilità di... Perché si possa discernere se è un'orazione autentica oppure no, ci sono dei segni che non dico apposta, ma che i maestri di spirito e i direttori di spirito conoscono bene. Quindi occorre confrontarsi su questo, per non rischiare di essere, come dire, anche su questo portati fuori strada dal nemico. In altre circostanze, dice Gesù, si parla, e questo è molto importante, ci si confida e ci si affida i più intimi segreti. Ecco un altro punto fondamentale. Qui quello che il Signore ci dice nel segreto dell'orazione lo dobbiamo custodire come perla preziosa. E se ne parla solo se con il direttore spirituale, basta, non con altri. Molto importante è verificarci che cosa noi diciamo a Gesù e di cosa gli parliamo. Perché il dialogo intimo e personale con lui, ma più che altro, no? Quando io ho un problema, quando ho una difficoltà, quando ho qualcosa, cosa faccio? Vado a cercare consolazioni umane, vado a cercare l'amico, l'amica, il confidente, il marito, la moglie per chi ce l'ha, e quindi cerco una spalla umana dove versare le mie angustie e cercare consolazione, o scappo immediatamente a dire, a parlare di queste cose con il Signore, affidandogli i miei segreti, affidandogli le mie domande, i miei dubbi, i miei problemi. Questa è una cosa molto più importante di quanto si pensi. Perché se io cerco un appoggio umano, o una consolazione umana, o una gratificazione umana, questo si può cercare dovunque, compresi consacrati, confessori, direttori spirituali, eccetera, eccetera, compresi. Ecco. E il fatto che sia un personaggio, come dire, autorevole, un rappresentante del Signore, non toglie che io anche in questa dimensione posso andare a cercare la consolazione della creatura al posto del creatore. Ecco, non è che non possiamo parlare, pensiamo tra marito e moglie, no? Ma bisogna vedere di un problema. Io con chi ne parlo per primo? D'accordo? Perché posso pure parlarne con mia moglie o con mio marito, ma ne parlo per primo con Gesù. D'accordo? Perché quando noi parliamo delle nostre cose con Gesù, lui risponde al nostro cuore, ci manda le luci, ci manda le sue carezze, ci manda le sue consolazioni, ci manda anche le soluzioni dei problemi. Certamente non è che ci parla con voce verbale, ma ci parla nel silenzio, no? Nel nostro cuore, nella nostra mente, si fa la quiete e si fa chiara, ecco, qual è la cosa giusta da fare in certe circostanze, no? Chi ha esperienza di queste cose capisce, è chiaro che chi non ha mai fatto mi sentirà parlare e dirà: ma questo che dice? Ecco, per chi ne ha fatto esperienza, insomma, non servono molte parole. Però questo è importantissimo. Ecco, e come in un rapporto sponsale, il rapporto con Gesù alterna questi momenti in cui ci si parla, ci si parla, non è che parlo solo io, d'accordo? Ascolto anche quello che il Signore dice. Ecco, come dice Gesù, quando pregate non sprecate parole come i pagani che credono di essere ascoltati a forza di parole. Ecco, il nostro Signore, poverino, che deve farsi una testa tanta, senti tutti quanti i nostri sproloqui. Ecco, ogni tanto bisogna pure ascoltarlo. Ecco, è un dialogo, non è un monologo, ecco, che ci parliamo addosso, no? E altre volte si tace, si sta in silenzio, ci si immerge quando il Signore ce lo concede, perché questo non dipende sempre da noi, nella contemplazione adorante e amorosa che rafforza enormemente i legami tra le anime, no? Questa è la vita nel divin volere, perché capite, sappiamo e concludiamo che questo mondo ci reintroduce nel paradiso terrestre, veramente non per scherzo, non nel senso che ritroviamo questo luogo perduto, ma nel senso che i rapporti tra l'anima e il creatore diventano gradualmente sempre più simili a quelli che aveva Adamo con Dio, no?
E Adamo passeggiava nella brezza del giardino, come ci dice, e trattava con Dio come dire un amico è poco, ecco, come il più grande innamorato della sua anima. E come speriamo anche noi tutti di riuscire a trattare, di imparare a trattare. Grazie al Signore e a tutto quello che ci insegna sui prodigi del Fiat Supremo. Bene, nostra carissima e divina Maria, rendici forti nelle tentazioni, schiaccia sempre la testa a Satana, non permettere mai che ci morda e ci mozzichi, facendo entrare il suo veleno dentro le nostre anime. Aiutaci anche sempre a ricorrere a te quando fa sentire il suo stramaledetto e avvelenato e appestato fiato infernale. Ecco, prendici per mano e portaci tu, ecco, a vivere questo rapporto sponsale intimo con Gesù e porta anche tutti i tuoi devoti che desiderano viverlo con te come oggetto primario dentro questo mondo, ecco, tutto divino e tutto pieno di amore, ecco, che è realmente un anticipo del paradiso sulla terra. La divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.